Ciao a tutti i birrari casalinghi, eccoci qua, ben ritrovati quest'oggi in bottigliamento della nostra Blanche, la nostra birra aromatizzata al coriandolo e alla scorza d'arancia con i luppoli tedeschi. Abbiamo fatto appunto il dry hop con l'aggiunta di luppolo in pellet lasciato libero e in più anche una tisana di coriandolo e scorza d'arancia appunto. Quest'oggi in bottigliamento travasiamo la nostra birra in un altro fermentatore attraverso un tubo in cui metteremo all'estremità una calzetta filtrante, ma prima di tutto preleviamo la densità. Colore proprio bianco, blanche, colore riuscito. Caratteristica della birra, sicuramente un po' il lievito. Una birra sicuramente un po' più torbida, però comunque bella, bella chiara. Poi andiamo a fare l'assaggio dopo. Allora, 1000, 1200, 1000. Scesa ancora un po', pochissimo, ma perfetto. Direi che è l'ora di imbottigliare. Fermentatore sanificato, ovviamente. In una pentola abbiamo messo dell'acqua, abbiamo portato ebollizione, abbiamo introdotto questa classica calzetta, normalissima calzetta, fatta vuol dire per sterilizzare comunque. Allora, da un'estremità appunto arrotata il rubinetto, dall'altra la inseriamo dentro la calzetta, che potete trovare comunque in tutti i negozi online per prodotti per birra casalinga. Partiamo con il travaso. Questo ovviamente lo facciamo per far sì che tutto il luppolo che abbiamo messo in dry hop e tutte le possibili varie altre sospensioni rimangano intrappolate all'interno della calza. Alla fine abbiamo ottenuto circa sui 20 litri tra un travaso e l'altro, alla fine le porteremo a casa 18 e mezzo circa, 19. Fermentato a temperature intorno ai 20 gradi fissi, fermentato alla grande. Non è stata tumultuosa proprio in maniera decisa, ma comunque è scesa come abbiamo notato drasticamente. Da 1046 ai 1000. Finito, chiudiamo il rubinetto, tiriamo su. Abbiamo già fatto bollire e raffreddare circa 200 ml di acqua con l'aggiunta dello zucchero, ovviamente per il priming, 6 grammi litro. Abbiamo utilizzato per questa birra, che deve essere comunque una birra bella frizzantina, ok? Bella schiumosa frizzantina, quindi 6 grammi litro. Andiamo a versarli direttamente all'interno del fermentatore, cercando di non ossigenare tanto. Ok, diamo una leggera girata e ripeteremo questo procedimento, quindi girare la birra ogni circa litro e mezzo, due, imbottigliato. Ora procediamo con l'imbottigliamento vero e proprio. C'era un po' di sanificante dentro. È caduto per terra? È caduto per terra? Sì. E metti sempre le scotte. Sanifichiamo l'estremità. Bottiglie che abbiamo già sterilizzato, noi in due fasi, abbiamo dato un passaggio in lavastoviglie senza pastiglie, senza niente, solamente ad alta temperatura e poi le abbiamo ancora sanificate con il sanificante classico, con il lavabottiglie e lasciate scolare qualche ora. Ora sono perfettamente utilizzabili e anche se fossero umide comunque va bene uguale. Partiamo con l'imbottigliamento e Vibra, eccomi. Ciao. Sicuramente lo sapete già, esistono varie tipologie di bottiglie, noi in questo caso utilizziamo
un po' da 33 più piccole, queste qua sono 0,5, molto comode, con questa chiusura a macchinetta, facilissime senza utilizzare tappatrici né tappi di nessun tipo, costano un pochettino di più, però sono davvero ottime, semplici da utilizzare. Diamo sempre una girata. Senza inglobare ossigeno. E queste, la 33 invece, le tappiamo con la tappatrice a colonna, i tappi classici. Poi si prende la misura, l'altezza della bottiglia. Abbiamo attaccato sotto la bottiglia. E via. Consiglio appunto prendere tutte le bottiglie più o meno della stessa altezza in modo tale da non stare a variare costantemente l'altezza della tappatrice. Finito. Ecco qua la nostra scorta di bottiglie per l'inizio dell'estate. Poi faremo anche un'altra birra, quindi andremo avanti con le scorte. Imbottigliamento finito, direi. Quindi abbiamo visto appunto tappo a macchinetta semplicissimo veloce, tappatrice a colonna, quindi tappo normale classico di metallo. Diamo l'assaggio finale, abbiamo visto un po' tutti gli assaggi, questo è l'ultimo, terzo assaggio. Siamo partiti dal primo con la cotta appena fatta, con tutti i sentori degli zuccheri, con tutti ancora i gusti un po' slegati tra di loro. Siamo passati poi al secondo assaggio, dove pian pianino si stava andando a formare la birra, e andiamo verso il terzo assaggio, poi il quarto lo vedremo poi nella degustazione. Sicuramente al naso, come primi sentori agrumati, qualcosa di una sensazione veramente floreale agrumata, ecco, derivante sicuramente dalla scorza d'arancio e dal coriandolo. In bocca la birra risulta sicuramente i sentori, appunto, come ho detto prima, floreali, sentori più agrumati, ecco, sono da padroni. Anche la sensazione, anche il luppolo c'è nella bevuta, si sente, però sta molto bene. A me piace tanto l'amaro, però sta molto bene con l'agrumato sicuramente, quindi un'ottima blanche, un po' più spinta sicuramente dal lato un po' più amaricante, mettiamola così, forse, ecco, rispetto a una blanche magari tradizionale, però comunque un'ottima birra, sicuramente perfetta per l'estate. Ora le bottiglie le lasceremo a rifermentare via una rifermentazione in bottiglia di almeno 2 settimane alla stessa temperatura a cui ha fermentato il fermentatore, appunto, quindi circa sempre intorno ai 20 gradi, dopodiché le potremo comunque mettere cantina, sgabuzzino, dove le teniamo, comunque in un luogo un pochettino un po' più fresco, soprattutto con l'arrivo dell'estate. La cotta è completamente finita, abbiamo visto tutti i passaggi, arriverà un'altra cotta prima dell'arrivo dell'estate, che con troppo caldo sicuramente termineremo in questa fase di produrre birra, magari ci dedicheremo maggiormente ai video teorici, speriamo di tornare anche a riprodurre quelli che ce n'è bisogno. Quindi state sintonizzati, prossima birra, una birra sempre come piace a noi, come piace a me, molto 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 bella, carica di luppolo, luppoli australiani, non vi anticipo altro, ciao a tutti ragazzi, ciao 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 ciao.